Sull'abbondanza, una ragazza che seguo mi ha dato un'idea geniale e in effetti, allora, io ho quattro corsi che ho creato, uno sull'abbondanza, uno sul divino femminile, uno sul percorso di fiamme gemelle e uno su come essere trattata da principessa. E perché no, farò un po' di video su tutti e quattro i corsi, un po' uno un po' l'altro. Vi scriverò il titolo del corso nel video in modo tale che possiate capire di che cosa si tratta e spiegherò un po' che cosa si trova all'interno di questi corsi. Per quanto riguarda quello dell'abbondanza, è come attingere l'abbondanza dall'energia femminile. Ma perché dall'energia femminile? Perché noi siamo abituati a collegare l'abbondanza economica all'energia maschile, al fare. Quindi io devo fare per ottenere qualcosa. Invece l'energia femminile è l'accoglienza, quindi io semplicemente mi apro ad accogliere ed è quella la vera potenza dell'abbondanza, perché così è infinita. Infatti l'energia femminile è l'energia della creazione, è l'energia collegata alla fonte, quindi se volete davvero aprirvi a un'abbondanza ipoteticamente infinita, dovete attingere necessariamente a quell'energia, perché l'energia maschile è l'energia del fare e voi potrete fare fino a un certo punto, ma per veramente aprire un flusso di abbondanza infinito, continuo, che va al di là delle vostre capacità fisiche, dovete assolutamente attingere a quella femminile ed è proprio questo che si va a fare in questo corso. Si capisce come riprogrammarsi, come togliere le credenze limitanti, quali sono gli eventuali blocchi contro l'attrarre abbondanza dell'energia femminile.